comunque con quello che abbiamo visto dell'inverter, diamo un'occhiata alla potenza dinamica. Beh, si può guardare alla potenza dinamica e alla potenza statica anche, ma cominciamo con la potenza dinamica. Allora, prendiamo sempre il solito inverter che carica la capacità C totale. Immaginiamo di avere un ciclo intero, cioè immaginiamo di applicare una WIN, prima una tensione, facciamo prima la tensione alta, poi la tensione bassa, poi la tensione alta, poi di nuovo la transizione verso il basso. Ok, quindi questo è il periodo che abbiamo per la WIN. In funzione del tempo, immaginiamo che questo sia il periodo che si ripete e sia la frequenza massima, poniamo sia la frequenza di clock, ma per il momento non è importante. La tensione di uscita, se io disegno la tensione come è fatta, la tensione di uscita sarà bassa, poi sarà alta, poi sarà bassa di nuovo, diciamo. Poi ci sarà un tempo di propagazione, per un momento trascuriamo quell'effetto, non ci interessa adesso. Volevo farvi notare l'energia, dov'è che si consuma. Quando l'ingresso è alto, l'uscita è bassa, la capacità è scarica. Va bene? Quando l'ingresso è alto, il PMOS è interdetto, d'accordo? Quindi non passa, questa è l'alimentazione, l'alimentazione non fornisce corrente, quindi non eroga potenza. La capacità è scarica, quindi non ha accumulato energia, e quella è una situazione, diciamo, di riposo del sistema. Quando l'ingresso va basso, va a zero, che questo è lo zero, diciamo, allora che cosa succede? L'NMOS si interdice, il PMOS conduce e quindi la capacità si carica, e si carica fin tanto che non raggiunge una tensione pari a VDD. Va bene? Allora, quindi VIN, allora quando VIN, scriviamo così, quando VIN fa la transizione da VDD a 0, ok, la capacità C tot si carica a VDD. Ok? Quindi facciamo questo conto: energia accumulata da C tot. Beh, questo lo sapete, una capacità accumula un'energia che è un mezzo C tot per VDD al quadrato. Mezzo CV quadro, la capacità, è l'energia che accumula una capacità. Questa è l'energia accumulata da C tot. Energia erogata dal generatore che cos'è? Quant'è l'energia erogata dal generatore? È abbastanza facile, perché bisogna fare: l'energia erogata sarà l'integrale della potenza erogata nel tempo. Dall'istante 0, diciamo, se a 0 c'è la transizione, fino a quando, come dire, la capacità è completamente carica. Quando la capacità è completamente carica non eroga più corrente il generatore, quindi non eroga più potenza, no? Quindi mettiamo a 0 infinito. A questo punto la capacità, questa potenza quanto sarà? Sarà pari a VDD per la corrente erogata, questa IDT, per tutto il transitorio. Ora VDD è costante, quindi la posso portare fuori, e quindi ho VDD per l'integrale della corrente. L'integrale della corrente che cos'è?
è la carica che si accumula sulla capacità e quindi è C-tot per VDD. Quindi questa fa C-tot per VDD al quadrato. Vedete? Quindi questa è cosa importante. L'energia erogata dal generatore è il doppio di quella che va a finire sulla, che viene accumulata dalla capacità. La differenza di energia viene dissipata sul transistore PMOS. Viene dissipata in effetto Joule, viene dissipata in calore. Quindi qui segnaliamolo, un mezzo C tot VDD quadro è l'energia dissipata sul PMOS. Quindi è addirittura metà dell'energia erogata, quindi metà viene buttata via, dissipata in calore, e metà viene accumulata dalla capacità. Quando c'è la transizione successiva, quando Vin è uguale, va da 0 a VDD, fa l'altra transizione, che cosa succede? La capacità si scarica sull'NMOS, perché l'NMOS conduce, la capacità si scarica così, d'accordo? E quindi tutta l'energia accumulata dalla capacità viene scaricata sull'NMOS e quindi c'è un mezzo C tot VDD quadro, è l'energia dissipata sul NMOS, va bene? Ecco, in questa fase, siccome il PMOS è interdetto, quando si scarica la capacità, il generatore non eroga energia, ok? Quindi il generatore non eroga energia. Vabbè, quindi vedete cosa succede in pratica. La prima transizione, il generatore eroga CV quadro, C tot VDD quadro, metà viene buttata via, metà viene accumulata sulla capacità. Alla transizione successiva l'energia accumulata sulla capacità viene anch'essa buttata via. Quindi ogni ciclo costa in energia C tot per VDD quadro. E quell'energia va tutta in calore, quindi scalda il circuito. Quindi ad ogni ciclo l'energia dissipata in calore è C tot per VDD al quadrato. Questo per ciascun inverter. In pratica poi per ciascuna porta che commuta, perché ogni porta, quando commuta, carica o scarica, quando l'uscita varia da 0 a 1, da 1 a 0, carica o scarica una capacità. La potenza dissipata, bisogna fare l'energia per quante volte al secondo questa energia viene spesa, no? Ed è pari, per esempio, alla frequenza di commutazione. Se come ho detto prima, quella porta varia la frequenza di clock, sarà F clock per C tot VDD quadro. Quindi, se considero un intero circuito integrato, consideriamo un circuito integrato intero, bisogna fare la somma su tutte le porte, bisogna sommare su tutte le porte logiche che commutano
diciamo, considerando la loro frequenza di commutazione, la loro frequenza di commutazione. Quindi bisogna sommare quell'fclock per ctot per vd di quadro per tutte le porte. Com'è che si fa in generale? Si fa una valutazione un pochino più approssimativa della potenza dinamica complessiva che è fatta così. Immaginate di fare questa somma, no? Beh, io posso dire più o meno, se tutte le porte, guardate la somma, se tutte le porte commutassero alla frequenza di clock, io avrei che la somma su tutte le porte di questa quantità sarebbe VDD quadro per fclock per la capacità totale sommata su tutte le porte, d'accordo? Quindi più o meno mi verrebbe una cosa tipo la C totale del chip per VDD per fclock, ok? Poi, siccome non tutte le porte commutano a ogni colpo di clock, uno considera un fattore alfa, mediamente, che è una specie di fattore di attività, che mi dice il rapporto tra le volte in cui la porta commuta in media e i colpi di clock. Si chiama fattore di attività. Per un chip reale, il fattore di attività è una cosa che è circa il 10%. E dipende anche dal tipo di lavoro, da quanti task ci sono contemporaneamente. Insomma, non è una cosa facile da discutere in termini generali. Supponiamo che, insomma, le porte siano attive con una certa frazione del tempo. Allora, questa è la relazione che ci serve. Poi la potenza totale è uguale alla potenza dinamica più la potenza statica. Come vi ricordate, in un CMOS la potenza statica, diciamo, per quello che abbiamo visto adesso, noi la possiamo considerare trascurabile. Questo era vero all'inizio della tecnologia CMOS, quando i circuiti erano relativamente piccoli. Poi, non, ora, come dicevo adesso, un circuito CMOS moderno, insomma, non è trascurabile quella potenza. In media non è per niente trascurabile. Però, cioè, per il momento eliminiamo questo, eliminiamo dal ragionamento. Quando il chip è sottoposto a un impegno significativo, la potenza dinamica non è predominante, e questo è vero anche adesso. La cosa che è cambiata è che spesso si spengono i processori, in modo da non farli consumare, e a quel punto, se si spengono, la potenza statica diventa un po' più importante. Però, allora, le cose importanti qua, quali sono? Vedete, vi avevo anticipato il discorso che la VDD si cerca e non farà aumentare, perché è drammatica la cosa. No, la potenza dissipata aumenta quadraticamente con la tensione di alimentazione. Okay? Quindi, a parità di altre cose, quello è l'effetto più importante. Questo è il motivo per cui, aumentando le dimensioni nel tempo, cosa è successo? Che aumentando le dimensioni di chip, e quindi aumentando la C totale, aumentando le frequenze di funzionamento e quindi aumentando l'F di clock, se non si vuole che il processore sia una stufa, okay, e sia difficilissimo quindi da raffreddare, bisogna abbassare l'alimentazione. Per esempio, nel discorso che vi facevo prima, l'alimentazione passata da 5 volt a 1 volt vuol dire che solo per l'alimentazione, considerando le altre cose costanti, ho un fattore 25 di riduzione della potenza. Non è vero che si è ridotta di 25 la potenza, che poi però ho avuto spazio per aumentare un fattore 25 il resto. Ok? Quindi senza avere, diciamo, problemi di prestazioni eccessivi. Ripeto, ora questa cosa qui si vede abbastanza poco, perché da un po' di tempo le frequenze non aumentano più, le tensioni sono molto basse e quindi non sono più deformi i processori. Però anche soltanto 5-6 anni fa c'erano dei sistemi di raffreddamento sui microprocessori dei calcolatori desktop, che erano impressionanti, dei dissipatori molto grandi, ventole grandi, rumorose, insomma, queste cose sono un po' migliorate.
perché insomma, si è scelto di limitare molto i consumi di potenza. E questo è il fattore principale. Per cui, ecco, l'altra cosa importante che conta è la frequenza di clock, però d'altra parte quella è una cosa che più difficilmente si sacrifica, perché, ecco, quella è una cosa che si vuole che sia elevata perché vuol dire potenza di calcolo, no? Possibilità di fare la frequenza clock è direttamente proporzionale al numero di operazioni che si possono fare al secondo. Quello che succede, anzi, questo è un piccolo inciso, se prendete un processore moderno, ma sia su un telefono, uno smartphone, sia su un tablet, sia su un portatile, che cosa succede? Proprio per ridurre la potenza dissipata e quindi far durare di più la batteria, far scaldare di meno l'oggetto, la frequenza di clock viene variata a seconda del lavoro che deve fare il processore. Quindi c'è il sistema operativo a basso livello si rende conto di quanto carico è il processore e se è poco carico abbassa la frequenza di clock in modo da ridurre la potenza dissipata. Che è una cosa un po' sofisticata perché deve prevedere quanto se è carico o non è carico, se è poco carico abbassa. Non solo, ma poi nei sistemi moderni, negli ultimi anni, si fa anche una cosa un pochino più sofisticata. Però è legata alle cose che vi ho detto ora. Siccome se ho una frequenza di clock più bassa, mi posso permettere un tempo di propagazione più alto, ok? Allora cosa faccio? Beh, abbasso la tensione di alimentazione in modo da ridurre ancora di più la potenza. Torno al discorso, perché se abbasso la tensione di alimentazione mi aumenta il tempo di propagazione, quindi devo ridurre per forza la frequenza di clock. Ma se non mi serve un calcolo particolarmente, non mi serve tanta potenza di calcolo perché magari come ora, no? Sto chiacchierando sopra, non sto facendo niente. A questo punto, dentro lui che cosa fa? Abbassa la tensione che viene fornita al processore, abbassa il clock del processore contemporaneamente, di modo da ridurre i consumi, come guardate questa espressione, su due punti, sia sull'Fclock sia sulla VDD. E ci sono di solito in un processore Intel di quelli moderni 6-7 valori diversi di frequenza di clock e di tensione di alimentazione su cui il sistema operativo porta il processore a seconda del carico. Ok? Vabbè, e questo ormai avviene anche per gli smartphone più moderni, ma è una cosa degli ultimi 3-4 anni, perché non è una cosa che si faceva sempre, ci sembra una cosa banale, si capisce da due espressioni perché non si è sempre fatta, perché è difficile. Nella pratica è molto difficile il livello di controllo che bisogna avere sul processore, è difficile dal punto di vista del sistema operativo riuscire a prevedere effettivamente qual è il carico. Perché poi se si sbaglia troppo, a quel punto la frequenza di clock è bassa, il carico è forte, diciamo, non riesce a rispettare i tempi e tipicamente, dico in termini tecnici, si pianta. Cioè, non, quello succede. Una cosa sofisticata che si fa negli ultimi anni. Ok, va bene. Allora, detto questo, andiamo a vedere, abbiamo ragionato un sacco sull'inverter, andiamo a vedere altre porte logiche. Allora, a me conviene, probabilmente, per farvi vedere delle altre porte logiche, di riprendere un po' il concetto delle porte logiche elementari e di vedere in generale che cos'è una rete combinatoria e come si può esprimere una rete combinatoria in funzione delle porte logiche. Allora, cominciamo da delle porte semplici che svolgono delle funzioni logiche elementari. Allora, partiamo dalla AND. AND, voi sapete che cosa fa. Io, nel caso più semplice, posso considerare una porta AND a due ingressi che ha questo simbolo. Immaginiamo che gli ingressi siano X1 e X2 e l'uscita Y. La tabella di verità
si descrive facilmente come funziona la porta end. L'uscita è 1 soltanto se i due ingressi sono 1. Anzi, in generale, siccome la porta end la posso fare a n ingressi, una porta end l'uscita è 1 soltanto se tutti gli ingressi sono 1. Okay, quindi in una faccio la tabella di verità, che cosa faccio? Devo mettere tutte le combinazioni possibili degli ingressi, che ovviamente sono 2 bit, sono 4, e poi indicare il valore dell'uscita. Sapete, l'end si rappresenta come un prodotto, perché è un prodotto. Quindi posso avere una end a anche n ingressi, diciamo n qualunque, lo rappresento come il prodotto di quegli n ingressi, quindi questa end ha 2 ingressi, 2 ingressi. Posso avere anche una end a n ingressi, allora a quel punto avrò una porta che rappresento così, x1 puntini puntini xn, l'uscita è y e l'uscita è uguale a 1 soltanto se tutti gli ingressi sono uguali a 1. Posso rappresentare la tabella di verità, ma insomma in generale mi è complicata se la faccio n ingressi. Quindi questa è anche la funzione prodotto, proprio perché dal punto di vista della logica binaria non faccio nient'altro che il prodotto tra gli ingressi. Complementare alla end c'è la porta NAND. NAND sta per not end, che posso fare a 2 ingressi o a n ingressi. Si rappresenta in questo modo, dove il pallino indica la negazione ed è una end negata, quindi semplicemente l'uscita stavolta è al contrario, l'uscita vale 0 solo se tutti gli ingressi sono a 1. Quindi in questo caso ho una cosa del genere, ovviamente. Quindi in una end l'uscita vale, l'uscita è uguale a 0 solo se tutti gli ingressi sono uguali a 1. Altrimenti uscita uguale a 1. Beh, semplice da spiegare. Questa è la funzione, la AND e la NAND rappresentano una funzione prodotto, cioè uno è un prodotto, l'altro è un prodotto negato. Questo è chiaro. L'altra funzione fondamentale è la funzione OR. Funzione OR si indica con due simboli, in realtà ci sono diffusi in letteratura. Uno è questo, l'altro è questo. Si trovano tutti e due, dipende un po' dalla notazione che si preferisce. Quindi x1 e x2 e y all'uscita, quindi x1, x2 e y all'uscita. Ve le indico tutte e due perché potete trovarle indicate in tutti e due modi. Allora, la tabella di verità questa volta è fatta così. Fatta in questo modo: l'uscita è uguale a 0 solo se tutti e due gli ingressi sono 0. Tutti gli ingressi sono 0. Ok, quindi in pratica è una specie di somma, ok? Non è esattamente una somma, però viene chiamata anche funzione somma, anche se notate non è esattamente una somma. 1 e 1 in ingresso, l'uscita vale 1 nella OR. Ok? Una OR, quindi OR y uguale a 0 solo se tutti gli ingressi sono uguali a 0. Questo è, per dirla in linguaggio comune, una cosa anche più facile da ricordare.
Chiaramente c'è anche la porta NOR, che non è nient'altro che una OR negata e che si rappresenta con questo simbolo, è uguale, il simbolo è lo stesso di quello della OR, soltanto c'è un pallino in fondo per indicare la negazione. Quindi Y è uguale a 1 solo se tutti gli ingressi sono uguali a 0, altrimenti Y è uguale a 0. D'accordo? Beh, qual è il motivo per cui vi faccio vedere la NOR e la NAND? Il motivo è che in realtà in logica CMOS vengono più facili le NOR e le NAND delle NOR, delle AND e delle OR. Si fanno, l'inverte viene molto semplice, quindi l'inversione viene naturale nel CMOS, viene più semplice che fare la non inversione. Quindi ha un significato particolare per noi. Allora, questo è per individuare intanto le funzioni logiche elementari, perché ce ne sono delle altre, ce ne possono essere delle altre, ce ne sono tante altre in realtà. Queste sono le fondamentali e c'è un motivo per cui sono le fondamentali, perché qualunque funzione logica si può rappresentare come come AND e OR, come piano AND e OR. Adesso lo vediamo insieme in che termini la cosa si può dire. Allora, come si fa a capire questo concetto? Dunque, il modo più semplice è quello di rappresentare una funzione combinatoria. Parliamo di funzioni combinatorie, funzione logica e reti combinatorie. Allora, aspettate un attimo, okay. Allora, più bello dire funzione logica e rete combinatoria. Allora, la funzione logica è una funzione binaria di ingressi binari, la rete è la rete che implementa quella funzione, la rete circuitale che implementa quella funzione. Quindi la funzione logica ho y uguale una certa funzione di x1, x2, xn in generale, dove gli ingressi, questi sono gli ingressi e questa è l'uscita, e sia gli ingressi sia l'uscita sono numeri binari, cioè sono 0 o 1. Okay. La rete combinatoria è una rete, un circuito che implementa quella funzione, quindi che realizza quella funzione, dove ho i miei ingressi x1, xn e ho come uscita y. Okay. Chiaramente una porta logica del tipo che abbiamo visto noi è una funzione logica ed è il circuito che la realizza è una rete combinatoria. Okay. Però funzione logica può essere più generale, no? Posso mettere una F qualunque. La cosa interessante è che qualunque sia la F, io con un numero adeguato di AND e di OR riesco a realizzarla. E c'è anche una ricetta che mi dice come fare. Allora, come posso procedere? Un modo utile per capire come procedere è quello di vedere la cosa graficamente e per esempio vederla graficamente attraverso quelle che si chiamano mappe di Carnot. Ah, vediamo un esempio. Io non vi faccio qui una trattazione rigorosa perché non ce la faccio e perché quindi mi limito a raccontarvi delle
reti logiche soltanto le cose che ci servono in questo contesto. Ecco, non riesco a fare una trattazione più generale, non, ovviamente come tempo non ci riesco. Allora, supponiamo di avere una funzione con una funzione di 4 ingressi. Okay. Poi il ragionamento che faccio vale in generale anche per più ingressi, come si capisce abbastanza bene se facciamo il caso. Allora, dunque, io posso rappresentare la funzione logica su un quadrato 4x4. Perché posso raccogliere 4 ingressi in gruppi di 2, x1, x2 per esempio, x3 e x4, e un gruppo di 2 corrisponde a 4 possibili combinazioni degli ingressi, quindi un quadrato 4x4 mi rappresenta tutte le combinazioni possibili. Ovviamente in un quadrato 4x4 ci sono 16 caselle, 4 ingressi mi danno... 4 ingressi mi danno 16 combinazioni di ingresso possibile, no? Quindi ci sono tutte. Allora, nella mappa di Carnot la caratteristica importante è che si rappresentano gli ingressi facendo in modo che tra una casella e quella adiacente cambi soltanto una cifra. Quindi si scorrono tutte, però per esempio, vedete, qui la metto così, non le metto in ordine crescente, ma le metto in un ordine che mi consente di far sì che cambiando da una colonna all'altra o anche da una riga all'altra, io vari soltanto un ingresso. Ce la posso sempre fare a trovare una soluzione che mi consente di variarne solo uno. Anche di qua faccio lo stesso. Allora, ripeto, qual è la proprietà della mappa di Carnot? Che vedete, se io mi sposto da una casella adiacente, non per angolo, ma muovendomi come, che ne so, la torre degli scacchi, no, muovendo soltanto per casella adiacente, io da una casella all'altra ho soltanto un ingresso che varia, non più di uno. Ok? Allora, poi com'è che completo la mappa di Carnot? La completo conoscendo la tabella di verità. Io so per ogni ingresso, quindi per esempio la prima casella corrisponde a tutti i zero in ingresso, e se so che funzione devo realizzare, saprò per quell'ingresso quale deve essere l'uscita. Quindi per esempio, ora mi metto a caso, immaginiamo che le uscite siano queste. Io chiaramente devo definire il valore dell'uscita per ciascun ingresso. E supponiamo che lo definisca a caso. Allora, adesso devo utilizzare, adesso io ho la funzione scritta graficamente e quello che vi voglio far vedere è che sono in grado a questo punto di scrivere questa funzione come OR di AND. Per quale motivo? Perché ogni casella rappresenta un AND. Vedete, per esempio, questa casella, la prima casella, ogni casella rappresenta un AND di 4 ingressi. Per esempio, la prima casella, quella 1-1 per capirci, no? Quella in alto a sinistra, cos'è? È una, posso scrivere come y uguale x1 negato and x2 negato and x3 negato and x4 negato. Okay. Quindi io già usando la mappa di Carnot posso dire
Va bene. Quando è che posso scrivere l'espressione come somma di prodotti? Cioè posso dire, vabbè, quando è che l'uscita vale 1? L'uscita vale 1 quando l'ingresso vale 0000, quindi questa casella, oppure quando l'ingresso vale 0100, cioè seconda casella, e così via. Oppure quando l'ingresso vale, e quindi ho definito tutti i casi in cui l'uscita può valere 1. Quindi qualunque volta la combinazione degli ingressi mi dà una casella che corrisponde a un 1, a quel punto l'end corrispondente scatta, quell'end lo mando in ingresso a NOR, quindi l'OR ha come uscita 1. Altrimenti l'OR vale 0. Quindi ho realizzato la funzione logica con una serie di OR e una serie di AND. Ok? Quindi, allora, caso non ottimizzato, direi, no? Perché poi vedremo che si può fare in modo molto più semplice. Non ottimizzato. Io posso fare una Y uguale a la somma di tutti i casi, le combinazioni di ingresso in cui l'uscita vale 1. Quindi questo... Poi lo faccio in OR con quello accanto che ha x1 a 0, x2 a 1, x3 a 0, x4 a 0. Più, e ora non ho voglia più di continuare, lo faccio per tutti gli 1. Quindi a quel punto che cosa succede? Che se per esempio l'ingresso è 0, 1, 0, 0, questo qui, il secondo end va a 1, e quindi l'OR di tutti questi, per definizione OR, andrà sicuramente a 1. Se invece l'ingresso vale questo qui, per esempio, 0, 1, 1, 1, l'end corrispondente non c'è, e quindi non c'è nessun termine che va a 1, e quindi l'OR va a 0. D'accordo? La cosa importante da tenere presente, anche dal punto di vista della nomenclatura, è che ciascuno di questi blocchi end, per definizione di end, all'uscita 1 soltanto quando tutti questi termini sono a 1. Quindi c'è solo una combinazione degli ingressi per cui questo termine va a 1. Si dice anche che la AND riconosce questo ingresso, cioè c'è una AND che riconosce 0000, che riconosce vuol dire che va a 1 solo quando l'ingresso vale quello, ok? Vale quel valore. Poi c'è un'altra AND che riconosce quest'altro ingresso, 0100. Poi c'è un'altra AND che riconosce 1100 e così via. Quindi ho 9 AND, ciascuna delle quali riconosce un ingresso, e poi prendo le uscite di tutte queste AND e le porto a un OR collettiva. Dato un ingresso, solo una, al massimo una di quelle AND va a 1, quindi la OR avrà un ingresso a 1 e l'uscita andrà a 1. Se nessuna di quelle AND riconosce l'ingresso, vuol dire che per quell'ingresso l'uscita dovrà essere 0, e infatti tutti gli ingressi della OR andranno a 0, e quindi l'uscita della OR andrà a 0. Va bene? Quindi questo è del tutto generale, ho fatto un esempio semplice, ma vale in modo totalmente generale. Qualunque funzione logica io posso rappresentarla con una serie di AND, ciascuna delle quali poi all'uscita che va all'ingresso di una OR, e quello si dice con uno schema AND-OR. Ok? Allora, andiamo avanti. Qualunque funzione logica può essere realizzata, si dice anche spesso implementata, c'è una parola che si dice talmente tante volte che mi ha annoiato, quindi preferisco dire realizzata, è più italiano diciamo, può essere realizzata con una diciamo con una soluzione AND OR, vuol dire somma, e si dice anche somma di prodotti, dove i prodotti sono le AND e le somme sono gli OR.
soluzione AND OR. Quindi, che vuol dire? Una porta OR che ha in ingresso le uscite di più AND. Quindi questo vuol dire in generale tante AND in ingresso, queste AND vanno all'ingresso di una OR e questa è l'uscita. Quindi qui ho gli ingressi, piano di AND, si dice un piano di AND e poi un piano OR. Piano OR in questo caso è una porta OR. Va bene. Allora, questo era giusto per capire che la cosa è possibile e si può fare. Adesso torniamo un attimo indietro e chiaramente questo non è un modo molto, molto efficace di rappresentare una funzione logica, perché vedete anche nell'esempio che vi ho fatto mi servirebbero questo esempio qui, 9, siccome ho 9 combinazioni di ingressi che danno 1, ho bisogno di 9 porte AND a 4 ingressi più una porta OR a 9 ingressi e un sacco di inverter per negare, un sacco di NOT per negare gli ingressi. Quindi chiaramente non è particolarmente ottimizzato. Come si fa per ottimizzare? Bene, vediamo la cosa graficamente, si può vedere anche algebricamente, però graficamente secondo me si capisce meglio. Allora, io quello che posso considerare è non soltanto le singole caselle, ma le unioni di più caselle, cioè delle macrocelle un pochino più grandi, di un numero di elementi tipicamente che è potenza di 2 e che ha la stessa uscita. Okay? Questi si chiamano implicanti. Okay? Che cosa vedete, questo qua, per esempio, questo è un implicante di dimensione 2, implicante di dimensione 2. Allora, questo implicante com'è che si descrive? Vedete, per come abbiamo realizzato la mappa di Carnot, l'implicante di dimensione 2 ha un è fatto da due celle tra le quali varia soltanto un ingresso. Quindi l'implicante di dimensione 2, vedete, io posso dire, vabbè, questo riconosce x1 uguale a 0, x3 uguale a 0, x4 uguale a 0 e x2 può essere qualunque valore completamente indifferente. D'accordo? Quindi l'implicante di dimensione 2 viene realizzato con una AND che ha soltanto tre ingressi, x1, x3 e x4. Quindi questo che cosa vuol dire? Che io posso realizzare la funzione logica usando l'implicante, invece di usare due porte AND a quattro ingressi per ciascuna cella, io uso una sola porta AND a tre ingressi. D'accordo? Quindi è senz'altro più comodo utilizzare l'implicante di dimensione 2 piuttosto che due singole celle. Quindi quelle due celle, invece di mettere due AND come queste che ho indicato qua, e metto una sola con tre ingressi, che in realtà mi viene più semplice da fare. Meno ingressi ho, più è semplice da fare l'AND. Poi lo vediamo come si fa. Okay? Analogamente, io posso avere un implicante di dimensione 4, perché vedete, se io prendo un implicante di dimensione 4, questo è un implicante di dimensione 4, vedete com'è fatto? Questo cosa riconosce? X1 deve essere 1, x2 non è importante perché sia 1 sia 0 va bene lo stesso, x3 deve essere 0 e x4 non è importante perché li prende tutti e due. Quindi l'implicante di dimensione 4 ha soltanto due variabili da controllare, x1
and x3 negato. Quindi vedete, stavolta ancora meglio mi va. Posso usare una AND a due ingressi invece di quattro AND diverse a quattro ingressi. Ok? Quindi, da questo cos'è che si capisce? Si capisce che mi conviene guardare la mappa di Carnot e cercare gli implicanti più grandi per coprire tutti gli 1. D'accordo? Mi conviene senz'altro cercare gli implicanti più grandi, perché l'implicante più grande non solo mi copre più celle, ma è anche più semplice da realizzare del singolo end, perché ha meno ingressi. Ok? Ancora non sapete come dipende dagli ingressi la complessità dell'end, però affidatevi del fatto che meno ingressi ci sono, più è facile da fare, più piccola. Allora, dunque, questo concetto si capisce. Voglio aggiungere un ulteriore concetto. Mi va bene anche se gli implicanti si sovrappongono, perché guardate, questa cella qui, vedete, io per esempio ho preso questo e ho preso questo qua. Io avrei anche avuto un altro implicante che è questo qui, per esempio. Questo qui è un implicante che cosa mi dice? Mi dice che x1 e x2 non mi importa quali siano, tanto l'implicante li passa tutti, però mi importa solo che x3 e x4 sia nullo. Quindi anche questo è un implicante di dimensione 4 che mi richiede che x3 e x4 siano uguali a 0. D'accordo? Allora, se voglio prendere questi 6,1 in alto, posso usare un implicante di dimensione 2 e un implicante di dimensione 4. Ok? Oppure posso usare due implicanti di dimensione 2. Perché va bene lo stesso? Perché se uso due implicanti di dimensione 2, questi qui di dimensione 4, scusate, questi grandi, supponiamo che l'ingresso sia questo qui, non so se vedete, 1100, questo qua dove sta girando la punta. Cosa vuol dire? Mi scatta la AND che corrisponde all'implicante in alto, quello lungo, e mi scatta anche la AND che corrisponde all'implicante a quadrato. Quindi avrò due AND che hanno come uscita 1, che vanno all'ingresso della OR, e chiaramente l'uscita sarà 1. Sia che me ne scatti uno, cioè che sia che una AND mi riconosca l'ingresso, o che me lo riconoscano in due, non mi cambia niente sull'uscita. Però l'implicante di dimensione 4 è più facile da fare l'implicante di dimensione 2, perché ha meno ingressi, e quindi mi conviene farlo. Ok? Allora, queste sono le considerazioni. Ora, sulla base di queste considerazioni, rifacciamo questo esempio, lo rifaccio dopo, e vediamo quindi qual è la cosa più conveniente, qual è la scelta più conveniente degli implicanti. Allora, lo ricopio, pari pari, avevo detto gli uni erano questi, forse c'è anche un altro, ok, e questi erano tutti zeri. Allora, cosa faccio? Cerco gli implicanti più grandi. Quindi, vediamoli un po' graficamente. Quali sono, per coprire tutto? Questo qua, ok? Poi, per prendere questo uno qui, la cosa che mi conviene fare, questo è un basso, è prendere questo implicante, e per prendere questi, l'implicante maggiore, lo devo prendere 4 o 8, qui 8 non ce la faccio, non ho niente, mi conviene prendere questo. Questi sono i tre implicanti più grandi che mi coprono tutto. Allora, scriviamo. Questo implicante qua è x3 negato and x4 negato. Questo implicante qui è
e dunque mi ho bisogno di x1 uguale a 1 e x4 uguale a 1, mentre invece gli altri due possono essere qualunque. Okay. Oppure questo invece vuole che sia x1 uguale a 1 e x2 uguale a 1 e il resto può essere qualunque. Quindi questi tre sono gli implicanti. A questo punto io ho fatto y uguale a x3 and x4 or x1 and x4 or x1 and x2. Quindi in pratica ho tre porte AND a due ingressi, la prima come ingresso x3 negato e x4 negato, la seconda x1 e x4, la terza x1 e x2, le uscite di queste AND vanno tutte a una OR e questa è la Y. Quindi questa è la rete combinatoria che implementa la funzione logica che ho rappresentato in questa mappa di Carnot. Quindi vedete, ho una OR di AND ed è sempre così, cioè qualunque funzione logica la posso scrivere come una OR di AND. Bisogna definire. Notate che sono tante di meno di prima. Prima avevo bisogno di, nell'esempio non ottimizzato, insomma, avevo bisogno di mettere 9 porte AND perché avevo 9 implicanti che davano 1, ciascuno a 4 ingressi, e poi una OR a 9 ingressi. Solo a disegnarla sarebbe stato, diciamo, proibitivo sulla lavagna. Stavolta, ottimizzando gli implicanti, posso avere una cosa molto più semplice. Poi so come la porta lì, io la so fare con un circuito con i MOSFET, in logica CMOS, e quindi questo lo dobbiamo vedere. D'accordo? Però questo è il concetto importante. Quindi, idealmente, appena in una funzione logica, appena cambia l'ingresso, cambia anche l'uscita, così è fatta una rete combinatoria. Giusto il tempo di propagazione ci vuole, perché nella pratica, perché quando cambiano gli ingressi, l'uscita cambi di conseguenza. Va bene, l'analisi che vi ho fatto vedere adesso con le mappe di Carnot è una cosa grafica. Chiaramente non ci sarebbe chiaramente avremmo potuto fare lo stesso ragionamento anche soltanto con le espressioni, ok? Perché io potevo prendere questa espressione, nel caso non ottimizzato, con tutte le somme e cominciare a vedere se si riusciva a semplificare, portare in evidenza, racchiudere, eccetera, e potevo arrivare, facendo queste operazioni, all'espressione finale. Perché guardate, anche ora io qui non ho scritto tutto perché non avevo voglia, insomma era soltanto una espressione lunga. L'espressione del caso non ottimizzato aveva quindi quei quattro termini a sommare, ciascuno dei quali con quattro ingressi. E chiaramente io anche questi potevo un po' semplificare, perché vedete, già così si capisce, i primi due termini, volendo, si potevano semplificare, perché io potevo mettere in evidenza x1 negato, x3 negato, x4 negato, mi veniva x2 negato più x2, no? E quella somma so che fa sempre 1, e quindi mi spariva e la somma di quei due termini mi veniva un termine solo che era l'AND di tre cose, solo x1 negato, x3 negato e x4 negato. Io potevo anche procedere con l'espressione. Per esperienza e in pratica, insomma, con l'espressione è facile sbagliare, no? Basta che uno si scordi una stanghetta, eccetera, e perde tutto, e si vede in modo un po' meno immediato. Graficamente la cosa risalta agli occhi molto evidentemente, specialmente se ci sono degli implicanti molto grandi che risolvono tutto, si vede molto bene graficamente, okay? Quindi ci conviene seguire la via grafica. Allora, dunque, detto questo,
cosa mi preme farvi notare? Mi preme farvi notare che la cosa è del tutto generale, no? Io vi ho fatto l'esempio di quattro ingressi con una funzione un po' a caso. Chiaramente io posso avere quanti ingressi voglio, ottenere la funzione che voglio e che il metodo comunque funziona. Ecco, non abbiamo fatto una dimostrazione rigorosa, ma insomma è piuttosto evidente dall'esempio che la cosa può essere enuplicata come vogliamo. Allora, c'è un altro punto importante da vedere ed è questo. Noi abbiamo adesso fatto un piano AND e un piano OR. In realtà ci sono anche altri piani, altre strutture di piano, scelte di piani, che permettono lo stesso di rappresentare qualunque funzione logica. E alcuni di questi vengono più semplici con le porte logiche che abbiamo visto noi, perché a noi vengono più come dire, immediate le NAND e le NOR in tecnologia CMOS. Allora, per capire come si può adoperare una serie di piani diversi per qualsiasi funzione logica, bisogna considerare le leggi di De Morgan, che sono delle leggi che mettono in relazione le operazioni su delle variabili in logica binaria. Allora, io non so se queste le avete già viste, sono veloci, quindi ve le faccio rivedere. Di nuovo, sono talmente semplici che sono auto-esplicative, però guardiamone un pochino insieme. Leggi di De Morgan. Allora, la legge dice questo, che se ho n variabili, la NAND di tutte queste variabili corrisponde a fare la OR delle stesse variabili negate. Questo vale per un numero qualunque, vi ho fatto l'esempio per 3, ma vale per un numero qualunque. Questo si capisce abbastanza bene anche in linguaggio comune, perché la NAND, vi ricordate, all'uscita 1 solo in un caso. No, ho sbagliato, la NAND all'uscita 0 solo in un caso. Cioè è 0 soltanto se tutti gli ingressi sono 0. Quindi questa è la definizione di NAND. È dunque uguale a 0 solo se tutti gli ingressi... No, tutti gli ingressi sono 1, abbiamo detto. Sì, perché se tutti gli ingressi sono uguali a 1, allora... la AND vale 1 e quindi la AND negata vale 0, d'accordo? Dall'altra parte, vedete, questa è una OR. La OR è uguale a 0 solo se tutti gli ingressi sono 1. No, quindi, siccome gli ingressi sono ABC negati, la cosa coincide con... Sono 0. Siccome gli ingressi sono A, B, C negati, le due cose sono esattamente coincidenti. D'accordo? Si capisce il discorso? È molto, molto semplice. È una cosa che in realtà non è una dimostrazione vera e propria, è una cosa che è intrinseca nella definizione di AND e di OR. Questo, quindi, ripeto, poiché la AND è 1 solo se tutti gli ingressi sono 1 e la OR è 0 solo se tutti gli ingressi sono a 0, basta negare l'uscita della AND o negare gli ingressi della OR e le due cose devono coincidere. Okay? Stesso discorso si può fare al contrario, per lo stesso motivo è possibile, va bene, allora io ho una OR che è uguale a 0 solo se tutti gli ingressi sono a 0, allora la nego, quindi questa è uguale a 1 solo se tutti gli ingressi sono a 0, e allora la posso sostituire con una AND in cui però questa AND sarebbe 1 solo se tutti gli ingressi sono 1, allora per uguagliare le due cose io metto tutti gli ingressi negati. A questo punto le due cose sono uguali.
quindi perché questa è una AND, quindi è 1 soltanto in una condizione, quando tutti gli ingressi sono a 1. Siccome gli ingressi sono le variabili ABC negato, vuol dire che ABC devono essere tutte 0. Okay? Questa qui è 1, la OR è 0 solo se tutti gli ingressi sono a 0, quando è negata è 1 solo se tutti gli ingressi sono a 0, quindi le due cose coincidono. Va bene? Quindi questo vale per 3, nel caso che abbiamo visto adesso, però vale in generale per n qualunque. Allora, a che mi serve questa cosa? Una volta che ci siamo resi conto di queste leggi di De Morgan, allora io posso utilizzarle per farvi vedere che in generale io se ho una... prendiamo una somma di prodotti qualunque, prendiamo una OR di AND, una somma di prodotti qualunque. Allora, io la scrivo così, facciamo un esempio pratico perché non ci si perde facilmente. Supponiamo che sia una cosa del genere: AB più C e D più F, G, ok? Una somma di prodotti. Poi possono essere gli stessi ingressi replicati, negati, ora non mi importa più di tanto. Dunque, cosa vi voglio far vedere? Vi voglio far vedere che questi qua io posso scriverli come, per esempio, NAND di NAND. Come faccio a scriverli come NAND di NAND? Vediamo un po' se non mi confondo. Io posso far questa operazione qui, uso una doppia negazione, dico vabbè, questo sarà uguale a questo negato e poi ancora negato, va bene? Tanto se nego due volte ottengo lo stesso risultato, va bene? Una volta fatto questo uso la seconda legge di De Morgan, vedete questa qui, per dire, vedete, questa cosa tra parentesi è un OR negato. Allora io questo posso sostituirla con l'AND dei termini della OR a loro volta negati. Quindi usando la seconda legge di De Morgan io posso scrivere così, beh, io posso fare una negazione di che cosa? Di AB negato, and C e D negato, and F e G negato. Questo ho usato la seconda legge di Morgan, giusto? Per fare questo è uguale a questo e l'ho sostituito con questo. Vedete cosa è diventata questa? Questa, ciascun termine è una NAND e poi dei risultati di ciascun termine io faccio a sua volta la NAND. Quindi questa è diventata una NAND di NAND. Ero partito da una OR di AND ed è perfettamente equivalente a fare un AND di NAND. Ok. Allora se non mi incarto, vi posso far vedere anche che la OR di AND si può scrivere anche come una NOR di NOR. Vediamo se non mi confondo. Fatemi prendere questa espressione. Allora, vediamo un po' se mi trovo. Allora faccio questa operazione qui, nego una volta. Beh, negare una volta è facile, un attimo, tornare indietro, vediamo un po' se non mi confondo. Ecco, sì, vedete questo qui ho ABC negato, lo posso scrivere come A negato più B negato, quindi adesso vado un attimo indietro. Faccio un sacco di negazioni adesso, io faccio così, guardate, dico, vabbè, io faccio questo, AB lo faccio negato e poi negato, per il momento questo lo tolgo,
Poi ho più C e D, lo nego e lo rinego, più F e G, lo nego e lo nego. Allora, qui spezziamo in due, facciamo la prima, mettiamo una parentesi in modo da separare. Faccio una negazione e poi una seconda negazione. Finora nessun problema. Ora uso la prima legge di Morgan, quella che è scritta qua, per trasformare ciascuna NAND in una no, in una OR. Ok? A negato più B, quindi ABC tutto negato e diventa A negato più B negato più C negato. Quindi cosa vuol dire questo? Che analogamente questo AB tutto negato mi diventa A negato più B negato negato. Quindi questa è una NOR, NOR di A negato e B negato, più questa mi diventa C negato più E negato più D negato negato, più questa mi diventa F negato più G negato tutto negato. Ok? Quindi, d'accordo. Se invece dire quello, la cosa che posso fare è, a questo punto ce l'ho fatta, no? Vedete, ho soltanto OR, ho questa qui che è una NOR, ogni termine è una NOR, di queste tutte NOR faccio una OR e a questo punto le rinego un'altra volta in modo da ottenere Y negato. Quindi a questo punto è diventato una NOR di NOR. In pratica come è fatta? Avrei A negato e B negato. Quello che è cambiato è che devo praticamente invertire tutti gli ingressi e tutte le uscite. Poi di qua ho C negato, E negato, D negato, che vanno alla NOR. Da questa parte ho F negato, G negato e la NOR. Poi di tutte queste uscite delle NOR le mando a una NOR di ingresso, questo mi dà Y negato e poi eventualmente inverto anche queste e trovo Y. D'accordo? Quindi vedete, posso ottenerlo anche come NOR di NOR. Quindi se ho soltanto AND e OR, oppure ho NOR o NAND, posso ottenere qualsiasi funzione combinatoria. Tenete presente, chiaramente gli ingressi e le uscite vanno negate, ma quella è una cosa che comunque va sempre fatta e di solito costa zero. Quindi perché costa zero? Cioè, perché spesso, diciamo, in un circuito logico, per vari motivi, mi trovo da una parte sempre una variabile e la variabile negata, già a disposizione, quindi il fatto di doverla invertire non è un costo, come dire, significativo. Quindi vedete, la stessa funzione presa a caso la posso ottenere come somma di prodotto e riesco a ottimizzare la somma di prodotto utilizzando i criteri degli implicanti con la mappa di Carnot e poi una volta che ce l'ho come somma di prodotto posso trasformarla in una NAND di NAND o in una NOR di NOR. Ok? Questa è una cosa che si fa tipicamente in logica CMOS, di solito quello che si fa è la NAND di NAND perché le NAND vengono particolarmente bene, insomma, meglio delle altre. Ok, ci fermiamo.